ragazzi, guardati, oggi siamo ritornati in una nuovissima top. Oggi siamo nella top 5 cose che ti sono sicuramente capitate su Clash Royale. Vi invito subito a lasciare tanti bei like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Cerchiamo di superare i 170 mi piace, mi raccomando. Ah, l'ultima cosa, ovviamente certe cose magari a voi non sono capitate, però diciamo che la maggior parte di noi queste cose qui che vi sto per dire sono capitate. Quindi magari a te, se non è capitata una di queste 5 cose qui che ti dico, ovviamente non scrivere: sì, ma a me questa qui non mi è capitata, quindi non mi piace il video. Ovviamente non tutti ti sono capitate. Prima cosa, odio quando alla fine, quando proprio è finito e hai perso la partita, ti mandano queste faccine. Vuoi ancora con... Tu zitto, zitto, tu non mi rompere. Non mi devi rompere la mente, tu zitto. Ti prendo a ammazzare pure a te io, eh. L'odio perché ti fanno rosicare tutto in una maniera unica. Allora poi alla fine prendo e lo blocco perché non voglio più sentirlo. Altra cosa che vi è capitata: voi state vincendo 2-0. Vabbè, l'avete buttato giù due torri. Alla fine lui prende e vi fa un attacco che vi spacca il culo e da 2-0 vi rimonta 3-2 e vi cala in un secondo mongolfiera, gigante, scintilla, Pippo Baudo, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, tutti e vi butta giù in un secondo tutte le torri. Questa cosa qui almeno a me è capitata e sicuramente pure a voi. Altra cosa che è capitata sicuramente è di perdere 5 partite di fila. Cristo santo, cioè 5 partite di fila vai nell'arena leggendaria e poi prendi e scendi di arena, cioè ti sale il nervoso o no? A me modestamente sì, perché mi è capitato. E quante volte mi è capitato? Sicuramente vi è capitato pure a voi, perché Clash Royale purtroppo è scriptato. Quarta cosa che sicuramente vi è capitata è domenica entrate su Clash Royale e vedete che nel vostro clan richiedono tutte le stesse carte epiche. Io un giorno mi sono trovato con tutti boia, tu, cioè raga, ve lo giuro, quanti siamo nel clan? 50? 15 hanno richiesto il boia e mi sono ritrovato boia e basta, non ce l'ho per me, figuriamoci per voi. Questa cosa, e l'ho visto pure su Instagram, vi è capitata. Quinta e ultima cosa, e questa veramente me le ha fatte scendere tutte: quando giochi a Clash Royale e ti viene fuori quel simbolo della connessione che non va. Madonna, quante me le fa tirare giù, veramente. Veramente, perché dico, non è possibile, cazzo, una partita sto facendo e mi fai pure sta cosa. Fidatevi, a me è successo 125.000 volte e secondo me è successo pure a voi. Almeno una volta su Clash Royale vi è successo. Io, signori, vi ringrazio di aver visto questo video. Ovviamente se vi è piaciuto lasciate tanti bei like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. La prossima star di T. E ciao.